cominciato a capire che forse potevo fare giocatore di basket, ho preso la mia borsa e la mia voglia di partire per Brescia all'età di 15 anni e ho avuto la forza, ma soprattutto mi hanno dato la forza i miei genitori, la mia famiglia. Poi da Brescia sono passato alla Scintilla Pesarese, a un ambiente dove la pallacanestro probabilmente è più importante di quasi tutto. Sono partito da Chiaveri con la convinzione che potevo realizzare qualcosa. Quel qualcosa sicuramente si potrebbe tradurre in sogno, che è stato quello di arrivare a giocare un giorno in una squadra importante, lottare per traguardi importanti, eccetera, eccetera. Non avrei mai pensato un giorno, nel sogno più fantastico del mondo, che ho portato per sempre la maglietta numero 14 e sono stato il 14esimo presidente della VL. Questa è una cosa che forse neanche chi l'avrebbe mai sognato. Qui ci sono dei personaggi che rivedo con grande amore e simpatia, che hanno continuato a tenere acceso quelle scintille, perché quando ho cominciato a giocare qui a Chiaveri ho incontrato questi signori che mi hanno veramente aiutato.